si è tenuta questa mattina a Reggio Calabria la tradizionale cerimonia per la celebrazione del giorno dell'unità nazionale e della giornata delle forze armate. Il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcometà ha preso parte alla manifestazione accompagnando il prefetto Massimo Mariani nella consueta cerimonia solenne dell'alzabandiere e successivamente per la deposizione della corona d'alloro al monumento dei caduti in corso Giacomo Matteotti. Sì, si rinnova questo momento in una, ed è una giornata, è un anno particolare, ancora più particolare rispetto al passato, soprattutto per quelli che sono i conflitti che vedono impegnati i popoli a subire quelli che sono gli effetti nefasti della guerra. Però consentitemi in questa giornata di trasmettere un messaggio di saluto e di ringraziamento al Sua Eccellenza il Prefetto Mariani, che da qui a qualche giorno insomma ci lascerà per andare a ricoprire un altro prestigioso incarico. Lo ringraziamo per 4 anni di dedizione assoluta al servizio del territorio, di collaborazione straordinaria tra gli enti, di sinergia istituzionale vera e praticata, e di questo tutta la comunità reggina e le istituzioni lo ringraziano, e mi faceva piacere trasmetterlo anche da qui. Ci sarà un prefetto, primo prefetto donna a Reggio, una prefettura impegnativa, con quale auspicio lei la incontrerà? L'accoglieremo con grande entusiasmo. Abbiamo visto che la prefetto Vaccaro ha già ricoperto diversi incarichi anche impegnativi, quindi sappiamo che arriverà in città nella piena consapevolezza che c'è da lavorare, nella piena consapevolezza di tutte quelle che sono le criticità del nostro territorio, le fragilità del nostro territorio, e insomma offriremo anche a lei la massima collaborazione istituzionale.